Blogosfera, Design e Style, è il piacere di incontrare Marco Lai di Hell's Kitchen. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, benvenuti. Marco, siamo nel pieno del vostro picnic urbano nella settimana del Design Milano. Marco, ci racconti il progetto Hell's Kitchen? Certo. Hell's Kitchen è un prodotto realizzato completamente con materiali riciclati. Si parte dalla camera d'aria dei camion e come fodera usiamo le camicie e le t-shirt del vintage americano, mentre come tracolla abbiamo le strutture di sicurezza. Quindi questo è il progetto Hell's Kitchen. Marco, da dove proviene il nome Hell's Kitchen? Hell's Kitchen è un quartiere di New York, anzi è una vasta area di New York, in Manhattan, il quale nel fine 800 era una sorta di Bronx, c'era tutta la malavita di tutta la penisola di New York. Nel tempo, c'era anche palude peraltro, nel tempo poi l'hanno bonificata la zona sia dalla gente che dalla melma e hanno creato Times Square, che è stato l'avamposto proprio di questo cambiamento. Questo cambiamento l'ho legato a questo prodotto esclusivamente perché ha avuto dalla feccia allo chic, quindi la trasformazione idem che ha avuto la camera d'aria da feccia alla cosa nera, che non si può neanche riciclare, è difficilissimo riciclarla, a una cosa di design, è stata il connubio più diretto, più giusto. Che tipo di riscontro ha avuto Hell's Kitchen durante questa settimana del mobile? Abbiamo avuto un riscontro altissimo, molto positivo, trasversale incredibilmente, perché dai ragazzini o anche i bambini che hanno giocato con le camere d'aria vere, comunque indossavano le borse, piaceva proprio il materiale, il concetto, sia a professionisti, magari con la giacca a cravatta, l'abito gessato, e si indossavano con una Hell's Kitchen in maniera molto semplice. Grazie Marco.